Ragazzi, no. Le dosi del cibo e aumentano le... L'insalata russa fatta in casa è molto più buona di quella comprata, perché intanto è bella fresca e poi è fatta con, non con le verdure in scatola, ma con le verdure fatte da noi, anche con la maionese. Io ti faccio vedere anche due modi per impiattarla in maniera diversa, secondo l'occasione che capita. Per quattro persone, poi dipende dalle persone, due patate medie, due carote medie, un bicchiere di piselli surgelati o freschi, non usati quelli in scatola perché nell'insalata russa, perché non è che vanno tanto bene, brutto colore, brutto sapore, è una pentola di acqua bollente bella abbondante, come se dovessimo fare la pasta asciutta. E ma Gabriele, l'insalata russa la san far tutti? E non è vero, perché viene acquosa, viene molla, viene acida, e bisogna farla con una certa accuratezza. Tagliate a strisce e poi a cubetti le verdure, che devono essere grandi più o meno tutte uguali, appena appena più grandi dei piselli. Quando l'acqua bolle bene ci mettete un cucchiaio di aceto, non grandissimo. L'aceto manterrà la croccantezza esterna delle verdure e anche il colore, un po' come quei panni che si usano per la lavatrice per non mischiare i colori. Una presa di sale, è importante salare l'acqua, non le verdure dopo, bisogna salare l'acqua, come quando si fa la pasta. Dentro le verdure, tutte insieme. E i piselli. E Gabriele, ma mia nonna mi ci metteva i fagiolini, mia zia ci mette i dadolini e prosciutto cotto, mia sorella ci mette le cipolline. Fate un po' come volete, io vi faccio vedere la base, poi se volete fare delle varianti, le fate. Cottura. Tempo di cottura 10-11 minuti, non di più. Preparatevi un vassoio o un piatto con sopra della carta da cucina oppure un panno da cucina. E la racchetta. Sono passati 4-5 minuti, faccio notare la limpidezza dell'acqua, la limpidezza delle verdure e i piselli, che sono degli associali che sono andati tutti quanti per i fatti loro. Galleggiano. Perché galleggiano? Le altre verdure non galleggiano mica. Dopo 10 minuti non fatevi imbrogliare dal colore ancora vivace, l'aceto che gli tiene questo colore, assaggiatele e vedrete che sono cotte. Le mettiamo direttamente sopra la carta o sopra un panno e l'eventuale acqua che gli rimane andrà via. Non raffreddatele sotto l'acqua fredda corrente, perché se si raffreddano nell'acqua, dopo restano inzuppate di acqua e vi verrà un'insalata russa molliccia, adagiata, seduta, spatasciata, si dice dalle mie parti. Scrivete il vostro dialetto come si dice spatasciata. Prima devi tradurre spatasciata. Spatasciata, Gabriele, cosa vuol dire spatasciata? Spatasciata è una cosa sbrodolata, adagiata ma sbrodolata, spiaccicata, ecco, spiaccicata. Scrivetelo nel vostro dialetto perché io mi diverto un casino quando vedo le forme dialettali. Fai raffreddare le verdure nell'abbattitore, nel frigorifero o nel balcone se fa freddo. Maionese in un minuto, poi se volete comprare quella già fatta, fate voi, però ragazzi, quella fatta in casa è molto meglio, almeno vedete cosa c'è dentro. Un coso alto e stretto e un frullatore a immersione. Gabriele, perché non la fai con la frusta? Come si fa? Sono 30 anni che non la faccio con la frusta, non ho nessuna intenzione di farla. Olio di semi 200 ml, non usate l'olio extravergine perché è troppo forte, poi se volete usarlo usatelo, però è davvero troppo forte di sapore. Va bene olio di semi di girasole, di arachide, di quello che volete, quello che avete, vanno bene tutti. Un uovo intero, senape è facoltativa, un cucchiaino, però smorzerà il sapore dell'uovo. Sale, un paio di pizzichi, ecco. Aceto bianco, aceto di vino, aceto di mele, aceto di riso, un cucchiaio colmo. Mezzo limone, faccio notare, spremi il limone scassato, gli mancano i denti, con un mezzo limone secco parzialmente grattugiato, cioè siamo il canale cioè non so più cosa dire. Canale disgraziato, eh. Gabriele, ma non ce li hai 2 euro per uno spremi limoni? Ma questo qui è una di quelle cose vecchie che funzionano bene, funzionano sempre, e dici lo cambio, poi invece non lo cambi mai. Poi sono anche affezionato. Ci si affeziona agli spremi limoni, e cosa pensate? Poi gli ho dato un nome, si chiama Ugo. Frullatore immersione, bisogna andare a centrare il tuorlo. Si parte dal fondo, si resta sul fondo, poi man mano che si forma la maionese si sale insieme alla maionese. Quando arrivate in cima, gli date 2-3 colpetti e la maionese è fatta. Conservare subito in frigorifero perché è fatta con l'uovo crudo. Gabriele, non potevi pastorizzare l'uovo? Sì, ma ragazzi, cioè abbiamo vissuto 20.000 anni con le uova crude, adesso tutta questa mania di pastorizzare tutto. Fatelo, mettetelo subito in frigo. Però ricordatevi, quando montate la maionese, che la temperatura dell'olio
dell'uovo e degli altri ingredienti deve essere più o meno simile, altrimenti poi dopo non vi monta bene. Giusto il tempo di fare la maionese e le verdure nell'abbattitore si sono raffreddate, me le metto in una ciotolina comoda. Se le mettevo prima nella ciotola, magari grande, mi risparmiavo un piatto, ma vabbè. Le verdure si presenteranno asciutte, sgranate e della giusta consistenza, e già giuste di sale anche. Maionese non mettetela subito tutta, che magari è troppa, mettetene prima metà. La mischiamo e dopo mettiamo il resto. Come quantità di maionese direi che ci siamo già, non bisogna metterne troppa, deve essere giusta. Vedete che le verdure non si sono rotte, non si sono schiacciate, guardate, restano perfette, anche la quantità è perfetta, va bene così. E dopo impiattiamo. Una volta impiattato si può anche conservare in frigorifero, la coprite con un coperchio o qualcosa per il giorno dopo, quindi la potete preparare con un certo anticipo. Questo è un impiantamento anni 80 e dopo vediamo anche l'impiantamento anni 2000 e spicci. Li spiaccichiamo per bene, la allisciamo al centro di un piatto o di un vassoio, se vogliamo dargli anche la forma di pesce, la forma di banana, la forma di coccodrillo, quello che volete. L'importante è dargli una forma. Negli anni 80 si usavano i vassoi di acciaio ovali per metterci l'insalata russa, doveva essere liscia perfetta, che ci voleva il geometra per impiattare in cucina, e guai se era storta. Io cerco di riprodurla qui in un piatto perché il vassoio anni 80 non ce l'ho più. Si usava anche coprirla con code di gambero, code di aragosta, code di scampa, salmone al vapore e poi gelatinarla, però insomma sono cose che portano via mucchi di tempo, devo dire la verità, a me non piace neanche. Ragazzi, erano almeno 20-25 anni che non facevo un'insalata russa impiattata così. Il classico cetriolo a ventaglio, mamma mia, mezzo pomodoro che non può mancare, una punta di nero, 4 olive messe in giro, a posto, benvenuti negli anni 80. Facciamo un salto negli anni 2000, impiattamento nella cialdina di formaggio, ne abbiamo già visto un paio di tipi qualche giorno fa, oggi vi faccio vedere quella con l'insalata russa perché ve l'avevo promesso. Cialdina di formaggio in un minuto, si può fare anche in padella, ma noi la facciamo nel microonde che è più facile, veloce, vengono anche più belle e più buone. Piattino piccolo, carta forno un pezzettino e il microonde. Formaggio grana, grattugiato o parmigiano, non usate le bustine perché non vi vengono le cialde. Sparpagliate il formaggio sopra la carta forno, diametro circa 12-13 cm. Ricordatevi che più formaggio mettete e più spessa e pesante verrà la cialda, quindi cercate di non metterne troppo e di fare magari i bordi un po' frastagliati, così verrà più bella la cialdina. Vedete che non ci sono buchi? Se vedete dei punti dove c'è meno formaggio, gli mettete un pizzichino di formaggino ancora. Microonde a potenza massima, funzione quella che gira, 20 secondi. Fatelo girare finché non vedete friggere il formaggio, non c'è bisogno di girare la cialda. Pronti, ci ha messo 23 secondi, ha fritto, subito sullo stampino, organizzatevi con dei bicchierini piccolini, delle tazzine, si stacca dalla carta forno dopo 5 secondi, si appoggia sulla tazzina, cercate di non scottarvi e gli date, con un po' di precauzione, magari con un guanto da forno, e gli date la forma, pressando leggermente. Aspettate 20 secondi che si raffredda e la cialda è fatta. Come vedete la cialdina è venuta con i bordini belli frastagliati, tutta bella storta, e così deve essere, bella rustica. Impiantamento anni 2000, deve esserci il piattino un po' fighetto, ma non scappate perché dopo vi faccio vedere anche l'impiantamento anni 2050. Un po' di verde dentro che fa spessore, fa colore, fa volume, un po' di verde anche di fianco che fa verde, un cucchiaio di insalata russa, quindi diminuiscono le dosi del cibo e aumentano le dosi delle minchiate, mezzo pomodoro perché negli anni 80 ce n'era un intero, adesso mezzo perché non ci sono più soldi. Quindi abbiamo visto l'insalata russa, la maionese, le cialde e l'impiattamento anni 80, abbondante di cibo con le sue belle decorazioni, molto colorato. Abbiamo visto l'impiattamento anni 2000, più fughettino, dove il cibo te lo facevano vedere così, ma insomma c'era ancora attaccato qualcosa. E come sarà l'impiattamento nel 2050? E sarà bestia. Nel 2050 saremo con le pezze al culo.